Moto Estate Show sul circuito di Francia in occasione del quarto round stagionale. Un'altra domenica di emozioni, adrenalina e spettacolo grazie a gare appassionanti e tanto intrattenimento nel paddock. In molti sono arrivati in moto per prendere parte alla seconda moto concentrazione di Francia e altrettanti hanno portato i figli a muovere i primi passi sulle moto sotto l'occhio attento dei tecnici FMI per il corso di educazione stradale e i primi fondamenti di guida. E poi il pullman azzurro della polizia stradale che col proprio staff ha insegnato attraverso giochi e spiegazioni le regole della strada. La formula ormai collaudata del nuovo format Moto Estate che regala divertimento ai piloti appassionati ancora una volta ha richiamato un pubblico delle grandi occasioni che ha decretato un'altra domenica di successo e avvicinato anche semplici curiosi al mondo delle moto. Poi ci hanno pensato le 8 categorie con oltre 160 piloti al via a deliziare con gare spettacolari i presenti. Ancora una volta il KTM Duke Trophy ha regalato una bagarre al Fulmicotone. Lolli, Arioni, Costantino e Ruiu non si sono risparmiati, a suon di sorpassi hanno fatto impazzire i presenti. Peccato per la scivolata di Lolli a tre giri dalla fine che lo ha tolto dai giochi per la vittoria, andata da Arioni in volata su Costantino e Ruiu, già vincitore della classifica Under che lo premierà con la disputa delle selezioni Red Bull Rookies Cup 2015. Il campionato invece si deciderà il 12 ottobre a Varano con Arioni e Costantino staccati di soli 9 punti. Chi invece ha festeggiato in anticipo il titolo è stato Luca Pedersoli nella 1000 Moto Estate. Il bresciano con il secondo posto in gara alle spalle di Luca Conforti ha conquistato il numero 1 con un round anticipo. Gli bastava un piazzamento nei primi 12 per chiudere la pratica titolo a Pedersoli, visto il forfè per caduta nelle prove libere di Filippini. Ma lui ha provato fino alla fine a rendere difficile la vita a Conforti, wildcard di lusso che ha provato la sua BMW in vista dell'ultimo round del CIV. Terza piazza per Gipponi che ha completato così un podio tutto bresciano. Nella 1000 moto di serie a formazione per Matteo Mestriner davanti a De Carli e Tavella. Titolo e imbattibilità per Rudy Gaggiolo nella Naked. Nessuno ha tenuto il suo passo a partire da Zattare Papa, con lui sul podio per la nona volta consecutiva in altrettante gare ha vinto a mani basse facendo suo per il secondo anno consecutivo il numero 1 della Naked. Bernoni ha invece fatto suo la Mini Open e ha così festeggiato il secondo successo consecutivo sulla pista di casa, sul podio con lui Kevin Rossi e Marco Bellan. La Race Attack, formula che ha decretato il tutto esaurito già una settimana prima della gara, ha trovato in Nicola Sartori il vincitore, grazie a un terzo posto nella prima prova di giornata e la vittoria nella seconda. Podio completato da Mele e Pilla, mentre Ferrari, primo in gara 1, ha chiuso quarto e migliore delle 1000. Moto Estate 600 nel segno di Emanuele Pusceddu, che ha dominato lasciando gli avversari le briciole. Seconda piazza per il pilota di casa Luigi Brignoli e terzo Carzaniga. Manici, leader di classifica, ha chiuso quinto alle spalle di Renaudo e i due si giocheranno la vittoria finale a Varano. Anche per la moto di serie 600 si attenderà l'ultimo round per decretare il campione. In lizza Marangon, Taggio e Tarenzi finiti dal secondo al quarto posto nella gara dominata da Andrea Cherubini. E proprio nella moto di serie Varano ci sarà un esordio d'eccezione. Chiara Fontanesi, tre volte campionessa del mondo di motocross femminile, debutterà in velocità proprio nel trofeo Moto Estate. Tutti a Varano dunque con ospiti d'eccezione e gare che si preannunciano infuocate per l'assegnazione dei troni ancora vacanti.